Buongiorno ragazzi ed eccovi ritrovati per un nuovo video su YouTube sul Milan femminile. Allora, prima di iniziare a parlare della partita di ieri, vi ricordo delle cose molto importanti. Allora, innanzitutto lasciate like a questo video e quindi seguite la pagina YouTube AC Milan Inside. Poi vi invito a seguire tutti i nostri canali social, quindi a partire da Instagram, Twitter, Facebook. E il canale Twitch dove faremo tante live e quindi nei prossimi giorni, a partire anche da stasera, ci saranno delle live speciali sul Milan in generale. E vi invito ad andare a visitare il nostro sito internet www.acmilaninside.com, dove parliamo sempre di tutto quello che riguarda il mondo Milan. Ora analizziamo la partita che il Milan femminile ha giocato ieri, partita dominata dal primo all'ultimo minuto, finita con un rotondo 6-2 per le rossonere, con doppiette di Valentina Bergamaschi e Martina Piamonte, e poi è arrivato il gol di Stappenfeld e di Adami. Che dire, partita già nel primo tempo chiusa sul 5-1, e le ragazze sono partite fortissime, già dopo 15 minuti eravamo già 2-0 con le reti di Bergamaschi e Piamonte. Super prestazione di Tomasi, di Piemonte, di Bergamaschi, l'ennesimo assist di Linda Tuccieri che è arrivato al 21° assist stagionale. Quindi che dire, ieri partita veramente bella, stradominata, si è rivisto il Milan di un mese e mezzo fa, circa 2 mesi fa, dove giocava, segnava tanti gol e vinceva le partite. Peccato perché ora mancano solo 2 giornate alla fine del campionato. E come abbiamo detto ieri nel precedente video, la Roma è andata a vincere sul campo della Fiorentina, quindi ha mantenuto i 5 punti di vantaggio in classifica sulle rossonere, quindi il raggiungimento del secondo posto è molto difficile. Settimana prossima non si giocherà perché ci saranno le gare di ritorno della semifinale di Coppa Italia, dove per il Milan, purtroppo, ahimè, ci sarà una pura formalità, perché giocherà in casa della Juventus. Ricordate tutti che all'andata le bianconere si erano imposte al Wismara con un rotondo 6-1, quindi diciamo praticamente chiusa la pratica semifinale per le rossonere, però c'è questa partita da giocare e quindi si andrà a Torino per fare bella figura. Poi, dopodiché, dalla settimana dopo si giocheranno le ultime 2 giornate di campionato. Il Milan, diciamolo subito, non ha un calendario semplice, perché affronterà l'Inter nel derby e poi andrà a far visita nuovamente alla Juventus, che sicuramente sarà già campione d'Italia, perché anche loro hanno 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che in questo caso è sempre la Roma, e quindi alle bianconere basta un punto per laurearsi per la quinta volta consecutiva campione d'Italia. Quindi, come è ben semplice immaginare, il risultato, il raggiungimento del secondo posto per la squadra allenata da Maurizio Ganz è pressoché impossibile, anche perché la Roma dovrebbe perdere entrambe e noi dovremmo vincerle tutte e due. A questo punto l'unica cosa a cui aggrapparsi, come dicevamo ieri, è chiudere al meglio la stagione. Le ragazze lo hanno dimostrato già vincendo la partita di ieri, vincendola giocando splendidamente, giocando bene, singoli perfetti, quindi si è sulla buona strada anche per programmare la prossima stagione. Quindi già pensare alla prossima stagione sperando di avere un Milan più continuo, perché non competitivo, più continuo, perché quest'anno le ragazze hanno dimostrato di mancare in continuità, perché ci sono state sequenze di partite dove si vinceva e si giocava bene, ma anche quando si è pareggiato, però si è sempre giocato bene. E poi ci sono stati quei momenti in cui la squadra ha perso fiducia in se stessa e quindi ha perso partite o pareggiato giocando male. Ricordiamo quella col Sassuolo. Col Sassuolo abbiamo giocato praticamente tutta la gara in 11 contro 10, quindi con un giocatore di vantaggio, e alla fine non siamo riusciti a sfruttare l'occasione, però
pareggiando 0-0 e diciamo che il Trino Champions l'abbiamo perso in quella partita. È stato un vero peccato, purtroppo. Bisogna solo fare un plauso anche a queste ragazze perché in tutte le difficoltà e tutti quanti sappiamo il girone d'andata, diciamo da metà girone d'andata a fine girone d'andata, cosa è successo, quindi come si è sviluppata la situazione. Squadra che poi è praticamente non totalmente, però cambiata nei singoli più importanti con l'arrivo di Martina Piamonte al posto di Giacinti, con l'arrivo di Alia Guagni, che ha riportato Valentina Bergamaschi nel suo ruolo principale e infatti i risultati si sono visti subito con il capitano rossonero che ha sfornato assist e gol. Ricordiamo che con il gol di ieri è andata a segno per la terza gara consecutiva. E quindi nelle difficoltà questo gruppo si è sempre compattato, però purtroppo ha avuto quei momenti di calo dove ha perso punti fondamentali e quindi non è riuscito a raggiungere questo secondo posto. La matematica non ci ha ancora condannato, però sinceramente, parlandoci chiaro, a 2 giornate dalla fine, 5 punti di vantaggio della Roma sulle rossonere sono tanti, anche perché i punti a disposizione sono solamente 6, quindi alla Roma basterebbe un punto in 2 giornate per centrare l'obiettivo Champions League. A questo punto che dire, sabato prossimo ci sarà questa partita di Coppa, come abbiamo detto, quindi questa formalità. Poi cerchiamo di chiudere al meglio la stagione, anche con la partita di Coppa, quindi fare queste 3 partite bene, chiudere al meglio la stagione e poi programmare il futuro. Io con questo torno a ricordarvi di lasciare like a questo video, di seguire il nostro canale YouTube, sempre a Cimino Inside, e poi seguire tutti i nostri canali social come vi ho ricordato prima, quindi Twitch, dove ci faremo tante live, Twitter, Instagram e Facebook, e andare a visitare il nostro sito internet www.acimineinside.com. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!